Nuovo video con uno sfondo che voi penserete sia quello della rubrica sul comodino, ma invece non è così. Oggi non vi parlerò dei libri che voglio leggere prossimamente, ma sarà un videolettore. E lo sfondo che uso è questo della mia stanza perché è l'unico posto dove io sono riuscita a creare un clima un po' natalizio. Infatti vedete qua il mio alberello natalizio portatile perché è quello piccolo che ho e che uso per queste cose, spostandolo di stanza in stanza per creare l'atmosfera, perché guardando i video dell'anno scorso che avevo registrato in sala dove ho l'albero, chiamiamolo quello ufficiale, insomma, quei video non mi piacevano molto né come luce né come acustica, perché secondo me la sala poi crea un rimbombo, quindi non si sente bene. E quindi ho deciso che per il periodo natalizio mi sposterò qua in camera in modo che ci sia un'atmosfera più intima e più raccolta e la mia voce si senta meglio, dal momento che poi io non uso microfoni, uso la luce naturale. Iniziamo a parlare subito delle ultime letture, perché temo che, come ogni volta che vi parlo delle letture, il video diventa una cosa infinita, ma a voi piacciono i video lunghi, vero? Come piacciono a me, e quindi tazza di tè, tazza di cioccolata calda, biscotti e ci facciamo un po' di compagnia. E nell'ultimo periodo di letture, le letture sono state altalenanti. Ci sono stati libri che mi sono piaciuti in una maniera spropositata, altri che sinceramente mi hanno abbastanza deluso. Quindi sarà un videolettore così tra alti e bassi. Vorrei iniziare subito però parlandovi di premi letterari, in particolare del Man Booker Prize, di cui quest'anno ho letto due libri finalisti, ovvero Lincoln nel Bardo e Exit West, con esiti completamente opposti. Se uno mi ha veramente molto esaltato, è stata una delle letture più illuminanti e particolari di tutto questo 2017, l'altro devo dire che mi ha lasciato abbastanza tiepida, nonostante molte persone ne abbiano parlato in termini entusiasti. Andiamo più nel dettaglio, il primo libro di cui vi vorrei parlare è Lincoln nel Bardo di George Sanders, edito da Feltrinelli. Con questa copertina che vi devo dire subito non è che mi faccia proprio esaltare, non mi piace moltissimo, perché trovo molto più bella la copertina originale, quella con i rami che si attorcigliano attorno ad una foto di un bambino, il figlio di Lincoln, appunto, protagonista del romanzo, e che secondo me fa riferimento ad un avvenimento molto importante che avviene nel libro. Mettendo questo Lincoln su questo cavallino d'ondolo, secondo me si perde un po' il fuoco su quello che quella copertina originale voleva dire. Comunque, dettagli. Ma comunque anche la confezione secondo me è importante, perché ho sentito molte persone dire che non erano attirate da questo romanzo a causa di questa copertina. Vi devo dire che io non avevo mai letto niente di quest'autore, ma perché George Sanders, autore americano, finora ha scritto solamente dei racconti e la forma racconto non è che mi sia molto congeniale. Di conseguenza io assolutamente non lo conoscevo, ma ho trovato un romanzo talmente tanto particolare, con uno stile assolutamente unico, che ha reso questa esperienza di lettura tra le più peculiari di questo 2017 di letture. E mi ha spinto ad andare a cercare tantissime informazioni sul periodo storico in cui è ambientato e su chi fosse il presidente Lincoln, protagonista appunto del romanzo, insieme al figlio Willie. Il romanzo prende spunto da fatti realmente accaduti. Infatti, il presidente Lincoln perse veramente un figlio in tenera età per il tifo e per ben due volte tornò sulla tomba del ragazzo abbracciando il corpo perché non riusciva a dire addio a questo ragazzo e a staccarsi da questo figlio così amato. E questi avvenimenti vennero raccontati a Sanders, a un familiare, e nella mente dell'autore questi fatti diventarono per lui una sorta di pietà di Michelangelo, il presidente che abbraccia il figlio
diventa appunto come una sorta di pietà, e questa immagine si fonde nella mente di Sanders con quella con la statua enorme di Lincoln che si trova al Lincoln Memorial di Washington. E proprio dopo aver letto il libro, ho sentito il bisogno di andare a leggere qualche informazione su questo presidente, di cui sì, conoscevo la fama, ma che non sapevo esattamente e storicamente che cosa avesse fatto. Lincoln, infatti, è il presidente che governava gli Stati Uniti nel momento della guerra di secessione. Anzi, a dirla tutta, fu proprio la sua elezione che portò al deflagrare del conflitto, perché proprio le sue posizioni antischiaviste portarono un gruppo di stati a uscire dall'Unione degli Stati Uniti e a fare praticamente, a dare inizio in questo modo al conflitto. Un conflitto che fu veramente molto sanguinoso e che costò tantissime vite umane come non se n'era mai viste prima. Gli elenchi dei primi caduti vennero pubblicate proprio nel momento in cui Willie morì. Fatto poi molto particolare è che Lincoln venne assassinato pochissimi giorni dopo la stipulazione del trattato di pace, che di fatto metteva fine alla guerra di secessione e dichiarava la schiavitù fuori legge, da un attore. Infatti venne ucciso mentre era a teatro, da un attore che appoggiava gli stati del sud, in una sequenza di avvenimenti che per molte persone ricorda moltissimo l'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy. Il piccolo Willie Lincoln alla sua morte finisce nel bardo, che è una sorta di limbo della tradizione tibetana e buddista, dove finiscono le anime che hanno ancora dei legami con la vita terrena. Questo bardo, nella fantasia di Sanders, corrisponde al cimitero in cui il piccolo Lincoln è sepolto. Qui nel bardo Willy viene a conoscenza e entra in contatto con tutte le anime che lo popolano. Questo è il momento più folcloristico e particolare del romanzo, proprio il cuore stesso della narrazione, perché le anime che vivono nel bardo sono anime che hanno un profondo legame con la vita terrena. Sono anime che a me hanno ricordato moltissimo quelle che popolano l'inferno dantesco, perché sono anime innanzitutto che non si rendono conto di essere morte, pensano di essere malati in attesa che i familiari li vengano a prendere dopo che saranno guariti. Tant'è vero che le loro bare vengono definite casse da malato. Sono anime che sono che hanno desideri e propensioni ancora molto terrene. C'è ad esempio la coppia di ubriaconi che hanno bevuto per tutta la loro vita, che hanno un frasario molto colorito, infarcito di parolacce. E ad esempio poi ci sono anche i tre scapoli, che hanno vissuto tutta la loro vita in modo molto libertino, che vanno ancora alla ricerca di anime da sedurre, di donne da sedurre. È una sorta di corte dei miracoli molto sopra le righe e molto divertente a tratti. Una storia così tanto peculiare è supportata poi da uno stile altrettanto particolare, in quanto Sanders costruisce una sorta di reportage attorno ai suoi personaggi, perché riporta le frasi che ogni personaggio dice, e sotto a quella frase viene indicato il nome del personaggio che l'ha pronunciata. In questo modo, ad esempio, questa pagina è raccontata da Willie Lincoln, e spero che voi riusciate a vedere. Ma fa anche di più. Poi, vabbè, posso farvi vedere tantissimi altri esempi. Ecco qui c'è una lista di personaggi che dicono alcune cose. Quindi frase pronunciata dal personaggio, nome del personaggio sotto. Accanto appunto alle parti che si svolgono nel bardo e in cui appunto si svolge questo reportage, ci sono poi i fatti storicamente accaduti, raccontati da Sanders nello stesso modo. Infatti, e Sanders cita appunto le fonti che ha usato per documentarsi, mettendo appunto ogni volta
il libro da cui ha tratto ispirazione, ma andando anche oltre, perché dove la storia non aveva riportato quello che lui supponeva si fosse accaduto, Sanders inventa il documento dal quale quel discorso lui pensa sia stato tratto. E secondo me è un esito, la letteratura, secondo me, con questo romanzo raggiunge un punto molto alto, perché lo stile stesso diventa esso stesso narrazione, è parte integrante del romanzo, ed è per questo che dico che secondo me è giusto che il Man Booker Prize sia andato proprio a questo romanzo. Rimanendo sempre in ambito Man Booker Prize, ho letto un altro romanzo e sto parlando in questo caso di Exit West. Un romanzo che sono stata per lungo tempo indecisa se leggerlo o meno. Poi la mia amica libraia me ne ha parlato molto bene perché a lei era stato descritto come il romanzo dell'anno e di conseguenza mi sono decisa a leggerlo anche perché era un romanzo non troppo corposo e che mi ha portato via soltanto pochi giorni. Devo dire che però, nonostante molti lo osannino, io sono stata un po' interdetta da questa lettura. Pensavo che mi avrebbe regalato qualcosa di diverso, invece, secondo me, ha avuto un po' il sapore delle promesse non mantenute. L'autore Moshin Hamid ha scritto diversi romanzi, e tra cui un romanzo, Il fondamentalista riluttante, che nel 2007 è diventato anche un film che io sinceramente non ho visto. Questo romanzo è un romanzo molto attaccato alla nostra realtà e ai fatti che noi vediamo ogni giorno se accendiamo la televisione e ci sintonizziamo su un telegiornale. Parla infatti di emigrazione forzata dovuta a guerre di religione e guerre civili. I nostri due protagonisti, infatti, sono due ragazzi normalissimi che si incontrano e si innamorano. Il problema è che Saed e Nadia sono nati in un paese di religione islamica e sull'orlo di una guerra civile che di lì a poco scoppierà. E di conseguenza devono prendere la difficile decisione di abbandonare il paese dove sono sempre vissuti fino a quel momento per tentare di costruirsi qualcosa di nuovo e costruirsi un futuro in un luogo dove ci sia la pace. Saed e Nadia sono due caratteri completamente diversi. Lui è un sognatore che vive ancora a casa coi genitori, mentre lei invece è una ragazza molto più pragmatica che vive da sola ed è molto orgogliosa di questa sua vita indipendente, nonostante tutte le difficoltà che deve affrontare. È a questo punto proprio della narrazione che l'autore decide di inserire l'elemento di realismo magico. Infatti, così, senza spiegazioni, dall'oggi al domani cominciano ad apparire in tutto il mondo delle porte magiche che si aprono su altri luoghi e su altri stati, sempre del mondo. Ad esempio, aprendo la porta di un ripostiglio, non c'è più il ripostiglio, ma ci si può trovare negli Stati Uniti, o nell'America del Sud, in Inghilterra e così via. Di conseguenza, Saed e Nadia decidono proprio di usare una di queste porte magiche, che ovviamente sono controllate da altre persone e bisogna pagare per poter passare attraverso queste porte. Insomma, decidono di imbarcarsi in questa avventura e passare attraverso una delle porte e cominciare una nuova vita altrove. Punto di forza, secondo me, è il fatto di riuscire a raccontare una vicenda così legata alla quotidianità e alla cronaca dei giorni nostri, usando l'espediente fantastico, appunto, di queste porte che ti conducono in altri luoghi. Questo fornisce una soluzione alla vicenda onirica, sognante, e quindi dà anche una soluzione pacifista a tutta la vicenda.
Quello che però più mi ha infastidito è il fatto che secondo me la brevità del romanzo non permette di sviluppare pienamente i personaggi. Saed e Nadia e gli altri personaggi che sono di contorno rimangono sempre un pochino piatti e il lettore, almeno questa è stata la mia esperienza di lettura, il lettore rimane sempre un po' a guardare passivo quello che gli accade, senza provare veramente dei sentimenti nei loro confronti. E poi c'è la questione del linguaggio, che quando parla di fatti di cronaca è molto scarno e molto asciutto. Poi ci sono momenti in cui è come se ci fosse un compiacimento di questa bella prosa che l'autore riesce a creare, con susseguirsi di frasi brevi ma ripetute continuamente, che lo rendono, insomma, che lo rendono una lettura a tratti anche molto fastidiosa. Quindi, secondo me, questo sarebbe potuto essere un bel romanzo se fosse stato sviluppato di più. Magari con storie secondarie un pochino più accattivanti, magari se fossero state spiegate meglio l'origine delle porte, insomma, magari pigiando più sul pedale dell'elemento fantastico, e se i personaggi di Saed e Nadia fossero stati sviluppati meglio. Quindi per me è un'occasione mancata, una bella occasione mancata, cioè. È ovvio che è un romanzo di cui io capisco la levatura intellettuale, ma che secondo me poteva essere migliore. Quindi capisco perché non abbia vinto il Booker Prize, invece il premio si è andato a Lincoln nel Bardo, che sicuramente ha esiti molto superiori a Exit West, ma questa ovviamente è sempre la mia opinione. Cambiamo invece adesso totalmente ambito e genere, non siamo più nell'ambito dei premi letterari e della letteratura colta, ma siamo dalle parti dello Young Adult. Infatti, negli ultimi giorni ho letto Tartarughe all'infinito di John Green. Allora, io non lo so perché mi ostino sempre a cercare di leggere John Green. Io temo che quest'autore abbia già detto tutto quello che doveva dire con Colpa delle Stelle. Il problema è che ogni volta che esce un suo nuovo romanzo, io sono attirata verso i suoi titoli come l'ape sul miele. E il problema è che poi ogni volta rimango delusa. È già il secondo romanzo dopo Città di Carta di quest'autore che mi delude, quindi dovrei rivedere le mie aspettative su quest'autore e affrontarlo come un libro, i suoi libri devono essere per me sempre dei libri tappabuchi da cui non devo aspettarmi troppo. Non avevo grandi aspettative per questa lettura, meno male perché sì, non è che sia stata proprio una gran lettura. Allora, il primo difetto di questo libro, secondo me, è che si poggia su una trama veramente esilissima, quasi impalpabile come carta velina, che si dissolve alla 30ª pagina. L'assunto da cui parte è la scomparsa di un miliardario a causa di problemi di bancarotta e problemi finanziari e la nostra protagonista, insieme alla sua immancabile amica del cuore, si mette alla ricerca del miliardario per incassare i soldi della taglia che verrebbero dati a chi o scoprisse qualche informazione utile al ritrovamento o addirittura ritrovasse il miliardario. A questo punto la trama finisce praticamente, la trama è tutta qui, a pagina 30 abbiamo concluso. Il problema è che poi a questo punto partono tutta una serie di coincidenze alla Beautiful, che sono il secondo difetto del libro. Coincidenze veramente molto, molto poco credibili. Poi sorvoliamo su come la protagonista venga in possesso dei soldi della taglia o sul fatto che, guarda caso, la villa del miliardario sia proprio accanto alla casa dove abita la protagonista e che Eisa, che la protagonista infatti si chiama in questo modo, conosca fin da bambina uno dei due figli del miliardario e che questo ragazzo ovviamente sia innamorato di lei. È veramente poco credibile. Il difetto più grande di tutta la trama, se vogliamo sorvolare sugli altri due difetti che vi ho detto, è poi la presenza di personaggi più impalpabili del plot.
cioè figure bidimensionali alla figurine Panini. Perché la protagonista è una ragazza, ok, ansiosa, ma la solita carina, che non sa di essere tale, timida, che non riesce ad uscire fuori, insomma, la solita outsider che in realtà è figa, ma non sa di esserlo. Poi vabbè, c'è l'amica del cuore, molto poco simpatica secondo me, ma una ragazza sfrontata, senza paura di nulla. No. E anche il figlio del milionario è il solito ragazzo che non esiste, secondo me, perché è timido, umile, innamorato della ragazza. No, non ci siamo. Non ci siamo assolutamente. E secondo me, il romanzo avrebbe potuto essere un buon romanzo perché l'idea di fondo di Green, secondo me, era quella di raccontare che cosa succede ad una ragazza o ad un protagonista, ad un ragazzo giovane affetto da ansia. Infatti, le parti che io salvo di questo romanzo sono proprio queste, quelle in cui Green descrive, il disturbo della ragazza, perché la ragazza è affetta da pensieri intrusivi che la stringono come se lei fosse dentro una spirale che è sempre più stretta e dalla quale non riesce ad uscire. Un semplice taglietto su un dito si trasforma in una crisi di ansia che la manda all'ospedale. Quindi, ecco, questo è il vero punto di forza, quello che io salvo dell'intero romanzo, che avrebbe potuto trasformarsi in un buon romanzo se appunto la descrizione di questo disturbo fosse stata supportata da una storia solida, compatta, con personaggi credibili e non personaggi figurine panini come quelle che io ho trovato qui dentro. Quindi, peccato John Green, ma no. Rimaniamo sempre in ambito di letture per i più giovani con due pubblicazioni che mi sono piaciute tantissimo. La prima è Mortina di Barbara Cantini, edito per Mondadori, un libricino per bambini in età scolare. Bambini delle elementari. Una storia pubblicata da Mondadori nel periodo di Halloween, che secondo me però si può benissimo leggere in ogni momento dell'anno e che tratta in modo molto delicato e simpatico il tema della diversità e di come relazionarsi con gli altri. La Mortina del titolo, che è questa bambina che vedete qui in copertina, che a me ispira tantissima simpatia, è una ragazzina zombie che vive con la zia di partita a Villa Decadente, che è questa magione che assomiglia moltissimo alla villa della famiglia Addams, che avrebbe bisogno di una ristrutturata. Vediamo se riesco a trovare un amico. Ecco, questa è Villa Decadente. E ovviamente, essendo una bambina zombie, Mortina non può giocare con gli altri bambini perché deve nascondersi da loro e giocare da sola. Il problema è che lei è stanca di stare sempre da sola in compagnia solo del suo cagnolino e vorrebbe giocare con gli altri bambini e l'occasione si presenta con il sopraggiungere della notte di Halloween. Insomma, è una storia veramente molto dolce, adatta secondo me, se avete bambini che hanno cominciato a leggere, da leggere insieme a loro perché si legge, Anita l'ha letto molto bene, l'abbiamo letto insieme, alcune parti l'ha letto da sola e questa storia dolcissima è supportata poi da illustrazioni molto simpatiche. Questa dove vedete Mortina, secondo me è bellissima. I colori sono molto vividi. Insomma, è una pubblicazione che ispira simpatia e qua c'è Mortina che si è travestita. Insomma, è una pubblicazione che ispira simpatia e può essere letta in ogni momento dell'anno, non solo ad Halloween. L'altra pubblicazione particolare di cui vi vorrei parlare è un libro che per me è un piccolo gioiello. E sto parlando di Thornhill di Pam Smile, che assomma in sé le caratteristiche sia del romanzo che della graphic novel. È edito da Uovo Nero, una casa editrice che fino a questo momento io non avevo mai sentito. E mi sono andata a documentare ed è una casa editrice molto attenta ai problemi dei giovani
giovani, in particolare problemi cognitivi, autismo, difficoltà ad affrontare se stessi, dislessia e così via. La prima cosa che salta all'occhio prendendo in mano questa pubblicazione, oltre al fatto che pesa veramente tantissimo, probabilmente è il libro più pesante che io abbia in casa, è la mancanza assoluta di una sinossi, sia davanti che nell'interno della copertina, che dietro. Qua ci sono solamente poche parole di Philip Pullman che dovrebbero portare all'acquisto del volume. Di conseguenza, non sapendo niente di che cosa, non avendo indicazioni sulla trama del romanzo, sulla trama della pubblicazione, diciamo così, noi siamo portate ad acquistare questo volume spinti soltanto dalla sua veste grafica molto dark, evocativa. E la storia, infatti, che racconta è una spirale sempre più dark e sempre più creepy su tematiche molto importanti come il bullismo, la solitudine che molto spesso provano gli adolescenti e l'inadeguatezza degli adulti che si trovano a doversi rapportare con questi giovani che stanno diventando degli adulti. Ecco, ora vedete un repentino cambio di inquadratura perché in fase di editing mi sono accorta che la mia fotocamera mi ha abbandonato e non ha ripreso niente del momento in cui io parlavo di questa pubblicazione. Di conseguenza recupero mettendo una pezza in questo modo perché non sono assolutamente presentabile dopo 2 giorni in cui Anita ha avuto il virus gastrointestinale, quindi non vedrete la mia faccia, vedrete solo il libro, pazienza. Vi stavo raccontando un po' qual era la trama dell'affascinante Thornhill dovete sapere che la storia di questa pubblicazione è divisa in due. Da una parte c'è la storia più convenzionale, che adesso tenterò di farvi vedere, e ovviamente troverò solamente delle parti illustrate. Ecco, è questa. Come potete vedere è scritta sotto forma di diario, infatti qua in alto c'è una data. Questa parte più convenzionale racconta la storia di Mary. Siamo all'inizio degli anni 80, Mary è un'orfana che vive nell'orfanotrofio di Thornhill, appunto. Thornhill è un orfanotrofio ormai in decadenza e sta per chiudere, tant'è vero che si sta cercando di trovare una casa per tutte le ragazze che sono qui ospitate. Purtroppo Mary fatica moltissimo a trovare questa famiglia, perché è una ragazzina molto introversa, molto chiusa, e non solo non riesce a trovare una famiglia, ma non riesce nemmeno a legare con le altre ospiti dell'orfanotrofio, perché le altre ospiti la giudicano molto strana. Strane, quindi da escludere, da isolare. Infatti Mary ha la passione per la creta e per modellare attraverso appunto la creta delle bambole anche un pochino macabre, che poi appende e con le quali adorna la sua stanza. Le altre ragazze di conseguenza la prendono di mira, una in particolare le fa degli scherzi veramente crudeli. L'idea che si ha di Mary è che sia un animo gentile e desideroso di trovare qualcuno nel prossimo che la possa aiutare. La seconda storia che invece ci viene proposta è ambientata tutta nel presente e si intreccia al diario di Mary. È una storia totalmente diversa per evoluzione, ma perché ci viene proposta attraverso queste illustrazioni. Non ci sono parole scritte, noi ricostruiamo la storia della seconda ragazzina solamente attraverso le illustrazioni, e adesso ve ne cercherò qualcuna che ovviamente non troverò. Ecco. La storia di Ella è ambientata ai giorni nostri ed è la storia di una ragazzina molto sola, in quanto il padre lavora sempre e comunica con lei solamente attraverso dei post-it che lascia in giro per casa. Questa ragazzina si è appena trasferita nella casa a fianco alle rovine di Thornhill, non ha più la madre, infatti vedete qua una foto che la ricorda insieme al genitore defunto, ed essendo così sola
è curiosa di scoprire che cosa fosse quella costruzione che lei vede dalla finestra e che ora è abbandonata. Di conseguenza cercherà di ricostruire la storia di Thornhill attraverso degli stralci di giornale, delle notizie prese dai passanti, dai vicini e ovviamente le due storie, la prima di Mary scritta in modo più convenzionale e quella di Ella attraverso le illustrazioni, andranno a confluire, sono destinate ad incontrarsi. Quello che vi devo dire è che tutto in questa pubblicazione, dalla grafica alle illustrazioni, ci porta dritti in un universo molto dark. E quello che salta subito all'occhio è come il prossimo non sia mai un amico, ma sia sempre colui che vessa le protagoniste e le bullizza. Ciò che appare subito all'occhio, che salta subito all'occhio, è la totale assenza degli adulti. E sono spesso assenti fisicamente, appunto come il padre di Ella. Ma sono anche, se presenti fisicamente, incapaci di capire i problemi dei giovani. Ad esempio, ci sono gli educatori di Thornhill che sembrano assolutamente incapaci di svolgere il lavoro che sono, che dovrebbero fare. Ad esempio, anche l'unico personaggio che sembra tenere un po' le parti di Mary nella parte scritta sotto forma di diario, che sarebbe la cuoca, a me è apparsa poi alla fine un personaggio non così positivo come appare, perché questa donna preferisce andarsene in vacanza piuttosto che ascoltare il grido d'aiuto della ragazzina. Insomma, in questa pubblicazione gli adulti sono completamente assenti. Per me Thornhill è stata veramente una lettura molto suggestiva e perché questa pubblicazione è un grido di aiuto dei giovani nei confronti degli adulti. Attraverso una grafica veramente molto accattivante, ci dice che i ragazzi vanno ascoltati, va ascoltato il loro disagio e bisogna sempre cercare di aiutarli nel caso loro ce lo richiedano. L'ultimo romanzo di cui vi parlo, e probabilmente voi direte finalmente, è Jules et Jim di Henri Pierrochet. Un romanzo comprato, distinto, trovandolo su un mercatino dell'usato perché volevo saperne di più sulla storia che aveva ispirato il famoso film che poi ho visto. E devo dirvi che in entrambi i casi mi hanno annoiato, cioè non sono riuscita a trovare qualcosa che mi appassionasse alla lettura e mi appassionasse alla visione del film. Non so perché. Do la colpa di questa noia imperante al fatto che questo libro sia un romanzo autobiografico. Probabilmente i romanzi autobiografici basati su vicende amorose non fanno per me, io non riesco ad apprezzarli perché all'inizio dell'anno era stato lo stesso anche con Silvia di Leonard Michels. Non so perché provo questi sentimenti nei confronti di questi romanzi autobiografici. Mi dispiace anche un po'. Magari non ho ancora trovato il titolo giusto. Eventualmente, se voi conoscete romanzi autobiografici che vi hanno appassionato, scrivetemelo sotto nei commenti in modo che magari potrò cercare di leggerne altri. Il romanzo è incentrato sull'amicizia dell'alter ego dell'autore, ovvero Jim, il Jim del titolo, con un intellettuale di origine tedesca che viene appunto chiamato Jules nel romanzo e il loro amore comune per una donna che io, leggendo il romanzo, ho sempre chiamato Kat, che in realtà era una pittrice berlinese. Jules e Jim si incontrano a Parigi all'inizio del Novecento e in brevissimo tempo diventano subito amici. Sono due giovani intellettuali dalla vita abbastanza dissipata che hanno la caratteristica di riuscire a condividere non solo la passione per l'arte e la letteratura, ma anche a non provare gelosia in quanto si innamorano sempre delle stesse ragazze, che condividono senza problemi. Tutto cambia dopo un viaggio in Grecia. Il viaggio in Grecia è un momento molto
molto importante dell'evoluzione dei personaggi, perché durante questo viaggio loro vengono in contatto, vedono per la prima volta una scultura greca che ritrae una donna con un sorriso enigmatico e molto particolare. Tornati a Parigi, incontrano una ragazza, appunto questa Kat, che io non so se ho pronunciavo bene leggendola, ma l'ho sempre chiamata così. Loro incontrano questa ragazza e riconoscono nel volto di questa ragazza il sorriso della statua che hanno visto in Grecia. Entrambi non possono fare a meno di innamorarsi di questa ragazza, che come vi dicevo è anticonvenzionale, anticonformista, una donna dai costumi molto liberi. È in questo momento che però scoppia il primo conflitto mondiale e Jim perde di vista l'amico e la ragazza. Li ritrova alla fine del conflitto, i due, Jules e Kat, si sono sposati, ora vivono in Germania, il loro paese d'origine, e hanno avuto una bambina. È a questo punto della narrazione che scoppia la passione tra la donna e Jim, l'alter ego dell'autore, appunto. E l'amico Jules, che è sposato con la donna, preferisce fare un passo indietro. Infatti in questa seconda parte della narrazione Jules è quasi un personaggio secondario, fare un passo indietro e vedere la donna che ama legata al suo amico fraterno, preferisce vedere questa relazione piuttosto che sapere che la moglie ha delle relazioni con altri uomini di cui lui non è a conoscenza. Quella che viene raccontata dall'autore è la storia di un appassionato triangolo amoroso. Un triangolo amoroso composto da persone molto egocentriche che vengono raccontate solamente attraverso le loro passioni cocenti. Passioni talmente tanto concentrate su se stesse da travolgere qualsiasi persona sia fuori dal travolgere non considerare qualsiasi persona che sia al di fuori del triangolo amoroso. È proprio questo egocentrismo che mi ha reso difficile la lettura, perché ho provato subito una forte antipatia per tutti e tre i protagonisti e non sono riuscita ad appassionarmi alla loro storia a causa di questa antipatia. Jules, soprattutto nella seconda parte, come vi dicevo, fa un passo indietro, diventa quasi un personaggio secondario. Lascia il campo alla passione amorosa che è scoppiata tra la moglie e Jim. Jim dal canto suo è l'unico che sembra avere qualche ripensamento nei confronti di questa passione. Kate invece è secondo me il personaggio più antipatico, perché nonostante all'inizio sia la figura di una donna molto forte e anticonformista per l'epoca in cui vive, questo anticonformismo viene spinto alle estreme conseguenze e diventa egocentrismo totalizzante, tale da non da passare sopra ai bisogni del marito, ma soprattutto ai bisogni della figlia, e questo io lo trovavo molto fastidioso. Il romanzo venne scritto proprio nel momento in cui l'autore visse questa grande passione con la pittrice ispiratrice del personaggio di Kat. Venne poi in un secondo momento accantonato e si decise la pubblicazione solo al momento della morte del personaggio che aveva ispirato Jules. Persona morta all'inizio della seconda guerra mondiale, perché internato in un campo di lavoro francese. Quindi a questo punto l'autore, per rendere omaggio proprio alla figura dell'amico, decise di dare alle stampe il memoriale che aveva scritto, e il romanzo venne dato alle stampe dopo la fine della guerra, all'inizio degli anni 50. Insomma, secondo me, per chi ama i romanzi autobiografici e le storie d'amore tratte da passioni veramente vissute dai protagonisti, potrebbe essere una lettura interessante. Vi dico, secondo me questo romanzo non faceva per me, è stata una lettura probabilmente sbagliata. Magari voi l'avete letto e vi è piaciuto. Queste sono state le mie ultime letture
altalenanti tra romanzi che mi hanno esaltato tantissimo e altri un po' meno. Mi rendo conto che sembra quasi che per la maggior parte io abbia trovato delle letture poco soddisfacenti. Può essere vero, però è vero anche che le letture che ho fatto, quelle esaltanti, sono state talmente tanto esaltanti che hanno totalmente messo in ombra quelle meno belle. E insomma, queste sono state le mie letture. Fatemi sapere se avete letto qualcuno dei romanzi che ho citato. Mi piacerebbe avere un confronto e sapere come li avete trovati. Soprattutto nel caso di Lincoln del Bardo e di Exit West, mi piacerebbe confrontarmi con chi lo ha letto per sapere se condividete anche voi l'opinione che io ho esposto prima. Io vi saluto. Non so se riuscirò a pubblicare un altro video prima delle festività natalizie, quindi probabilmente questo sarà il mio video natalizio, quindi vi auguro un buonissimo Natale da passare insieme alle persone che voi più amate e noi ci vediamo presto. Ciao!